sono un uomo molto fortunato, perché sono stato nei momenti più importanti della lotta partigiana a Bologna presente. Io sono uno dei 12 che ha partecipato alla liberazione dei detenuti del carcere di Bologna, sono uno dei 300 di alla battaglia di Porta Lame, che è l'unica battaglia combattuta e vinta in territorio occupato dai partigiani. Sono l'unico ancora vivente della battaglia della Bolognina svoltasi 8 giorni dopo, e sono, anche sempre per mia fortuna, che con i miei uomini quello che ha preso possesso del centro di Bologna il giorno della liberazione. L'ANPI non è un partito, non è un sindacato, vuole portare avanti la difesa e l'applicazione della Costituzione, che è il risultato della lotta di liberazione, la scacciata dei nazisti e dei fascisti del nostro paese. Cioè, noi difendiamo quelle memorie e vogliamo portare avanti quegli obiettivi che avevano i partigiani che hanno combattuto. Non vuoi essere presuntuoso, ma è chiaro che l'ANPI è la cosa più seria, più pulita, più etica del momento politico italiano che noi stiamo vivendo. Anche del PD? Anche. Beh, infatti c'è molta confusione e molta differenza di idee all'interno dello stesso PD. Però la crisi era già così avanti che se non chiamavano un governo tecnico non si salvava forse il nostro paese. C'era il baritro davanti. Io credo che una nazione democratica e nei pensieri nostri una cosa di questo genere non avrebbe mai dovuto succedere, ma dovevano essere i partiti, le forze sociali, i sindacati a risolvere i problemi del paese, portare avanti i problemi del paese. È della politica... No, calma. Non è vero, l'ANPI fa politica. Non fa partitica, ma politica ne fa. È proprio perché vuole realizzare gli obiettivi che si erano posti durante la lotta di liberazione che l'ANPI esiste. Io nella 7ª Brigata GAP, che operava a Bologna, e ho sempre operato a Bologna. La sua azione più importante? Posso citare due. Una, la liberazione dei detenuti politici delle carceri di San Giovanni in Monte, il 9 agosto del 1944, dove io sono anche rimasto ferito alle gambe. Poi la battaglia di Porta Lame, che è stata una grande battaglia, vinta, i tedeschi e i fascisti la sera sono dovuti scappare via. Noi abbiamo avuto 12 morti, una decina di feriti, però siamo riusciti a far scappare i tedeschi solo per una notte o un giorno, però sono scappati.